qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola, si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Questo programma è offerto da NG Biliardi. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. A tutti i telespettatori del Pallino Blu, ben trovati da Stefania Ceccarelli. Quest'oggi siamo al President Park Ronco di Forlì e siamo giunti alla 22esima giornata del campionato regionale di Serie A1. Oggi si affrontano il Borin 1 President Ronco e il Perla Verde Riccione. Entrambe le squadre sono in una zona favorevole della classifica. Il Borin è quarto con 36 punti, mentre il Perla Verde è sesto con 32. Quindi quella che stiamo per vedere si prospetta un incontro molto molto interessante. Il Buschek continua a guidare con sicurezza questo campionato, è andato a vincere fuori casa nell'ultima giornata e ha mantenuto 12 punti di vantaggio su Mana e Caffè Bocciofila, che è riuscito a vincere anche lui. Ma dietro alle spalle c'è una lotta per il terzo posto sempre più incandescente, perché il Casinò Porto Rosa Taverna Verde Forlì perde al Sireco di Fiume ed è avvicinato dalle inseguitrici. Una lotta per il terzo posto sta diventando interessantissima, anche perché sono tante le squadre in lizza. Il Borin President Park, che ha vinto il derby, si avvicina e stacca il Leon d'Oro Molinella, che invece impatta col Perla Verde Riccione. Rientra in lizza anche l'Andrea Costa Carpi, mentre le regie Impianti Sette Crociari, vincendo il derby, fa un grosso salto in alto della classifica. Cosa dobbiamo aggiungere? Continua l'agonizzante crisi del ciclo dello Sport Ravenna, che ha perso contro il Cadelvento Bagnacavallo, e quindi per questa squadra, che partiva con i favori del pronostico, ormai è un campionato che diventa una sofferenza. Gorina M Plus, il panno delle tue magie manuali. Filatura, rifinitura e la tua prestazione è sicura. Gorina M Plus, il panno che la tua mano ama accarezzare. Al centro sociale Biliardoteche Vie Nuove di Firenze, il ravennate Pier Giorgio Alessandrini si impone nella seconda gara nazionale di selezione e si conferma un grandissimo della specialità goriziana Boccette. Superato in finale il più volte campione italiano master Maurizio Zoffoli di Faenza per 2-7-1, 232-416, 409-336, 412-229. In semifinale si sono resi ai due mostri sacri ravennati Paolo Mussoni e Massimo Caldari di Rimini. Quest'ultimo conquista col terzo posto il primato nella classifica degli aspiranti master. Il campione italiano master goriziana in carica Andrea Polloni di Forlì, vincitore l'anno scorso a Firenze, si piazza al quinto posto e vince la classifica combinata dei master grazie al successo che aveva ottenuto nella gara d'inizio stagione a Sasso Morelli. Classifica finale gara nazionale di goriziana di Firenze. Primo Alessandrini Pier Giorgio, secondo Zoffoli Maurizio, terzo Caldari Massimo Mussoni Paolo,
Quinti, Minocchi Iuri, Polloni Andrea, Corbetta Angelo, Pelloni Marco. Classifica gare nazionali promozione Master Gorizziana. Primo, Caldari Massimo, punti 22. Secondi, Cecchini Maurizio, Della Vittoria Furiano, Follimbergi Alessandro, punti 20. Quinto, Tumedei Massimo, punti 19. Sesto, Ghirelli Iader, punti 17. Settimi, Casavecchia Gianluca, Bersani Valerio, Vassura Massimiliano, Nanni Virgilio, Chierichetti Roberto, Nantesini Marco, punti 16. Classifica finale Coppa Master Gorizziana. Primo, Polloni Andrea, punti 12. Secondo, Alessandrini Pier Giorgio e Mussoni Paolo, punti 10. Quarto, Logli Alessandro, 8. Quinto, Zoffoli Maurizio, 6. Sesto, Corbetta Angelo, Minocchi Iuri, Ceccatelli Andrea, Mondi Andrea, 4. Al Bar Angelo di Viserba, il primo Memorial Luigi Bellini è stato vinto da Alessandro Buldrini del CSB Angelo Viserba, battuti in finale Marco Mazzarini. Terzo posto per Marco Foiera e Daniele De Lorenzi. Biliardo spettacolo a Spoleto, campionato italiano, master di boccette, seconda tappa del circuito, quarta prova di selezione, master boccette, 18-19 febbraio 2017, chioscro di San Nicolò, Spoleto. Qui con noi Raf Bosi del President Park Ronco di Forlì. State facendo un bellissimo campionato, siete quarti ad un solo soffio dal terzo posto. Questa sera una partita interessante perché vi sfidate col Perla Verde che è a pochi punti da voi, quindi cosa cercate di fare e quali sono le vostre aspettative? Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Niente, aspettative siamo già a buon punto, stiamo facendo un gran bel campionato. Questa sera è una partita durissima come poi tutte le partite, speriamo di portare a casa un risultato positivo. Vediamo. Secondo te quale può essere il segreto per una squadra così ben collaudata come la vostra? Beh, il segreto è un gran gruppo, tutti amici, tutti volenterosi e sappiamo cosa dobbiamo fare, cercare di vincere, giocare bene, però innanzitutto il gruppo. Andrea De Antonis del Perla Verde Riccione. Un campionato un pochino in salita, hai qualche difficoltà a vincere, quindi questa sera cercherai di riscattarti? Beh sì, come ogni partita ci riproviamo, però come dici tu è perfettamente vero, quest'anno sto vincendo molto ma molto poco, credo di essere a 6 su 21, quindi è una cosa abbastanza imbarazzante. E stasera di nuovo un'altra sfida dove cercherò di dare il meglio che posso dare e la vittoria ovviamente. E comunque nonostante questo la vostra squadra sta andando bene, siete sesti, i vostri sfidanti questa sera sono a pochi punti sopra di voi, quindi cercherete immagino di fare il possibile per riuscire ad agguantarli. Ma sì, fortunatamente la mia squadra sta giocando abbastanza bene, abbiamo avuto dei buonissimi risultati, abbiamo la sesta posizione, nonostante che hanno me come handicap. E anche l'andata fu una bella partita con loro in quanto eravamo a pari punti, e con 4 vittorie consecutive per ognuna, e stasera vediamo di fare come l'andata, magari che vinciamo di nuovo noi. Prima dell'inizio della sfida è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Ferdinando Poletti, un frequentatore assiduo del presidente deceduto questi ultimi giorni all'età di 73 anni. E ora concentriamoci sulla sfida. La squadra di casa schiera nel primo tempo in pedana Gianni Cacciatori e Claudio Bartolini, e gli avversari sono Mirko Bianchi e Carlo Golini. Al debutto appunto Gianni Cacciatore, che parte con un ottimo tiro in cui va a realizzare 10 punti. Questo inquadrato invece è Raf Bosi nella prima bocciata. Come vedete passa lateralmente al virillo e poi ritorna facendo 2 punti. L'avversario è Cristian Spadoni. Ed ora andiamo a vedere cosa combina il capitano, il deus ex machina del President Park, Raffaele Omoradi, che parte con un'ottima bocciata da 8 punti.
gioca con il compagno fedelissimo di quest'annata, Gianni Cattellani, con cui ha totalizzato tantissime vittorie, ma quest'oggi deve affrontare una coppia d'eccezione, perché Giovanni Barducci e Simone Cardellini, giocatore per la Verde Riccione, sono stati una delle migliori coppie del campionato. E questo è Cristian Spadoni che ottiene il filotto di bocciata, passa tre volte consecutive sulla stessa linea e questa bocciata porta il giocatore del Prevedizione in vantaggio 10-2 nei confronti di Rabbosi. Debutto di bocciata di Giovanni Barducci, 2 punti, 4 Barducci Cardellini, 8 Cattellani Romualdi. Gran colpo di Rabbosi, 8 punti e anche l'accosto praticamente in saccoccia, e questa giocata di Bosi sentenza il pareggio, 10 pari, ma Bosi è potenzialmente già in vantaggio perché l'ultima boccetta sarà sua. E Bosi se la gioca a due sponde sul pallino, anche in questo caso cerca il realizzo, non riesce nell'intento di abbattere Birilli, ma ne conquista 3 di colore e quindi boccia sul 13-10 il suo secondo pallino. Il secondo pallino di Rabbosi non va a segno. Brutto errore per la coppia di casa e Barducci punisce con un filotto il mancato costo di Romualdi Cattellani, quindi passano a condurre Barducci Cardellini 14-8. Conquistano 8 di colore i giocatori del Prevedizione Riccione e poi c'è anche Mirko Bianchi che fa 8 di bocciata e con questo 16 complessivo c'è il sorpasso e l'allungo 20-14 per Ugolini Bianchi. In azione Raffaele Romualdi. Con l'ultima boccetta nella tornata precedente il punto non è stato conquistato e succede la stessa cosa, 2 volte consecutive senza raccogliere con la boccetta di vantaggio, consegnano a Giovanni Barducci il terzo pallino da bocciare e Barducci va a segno con un altro colpo da 10 punti. Siamo quindi sul 26-8 per la coppia del Perla Verde Riccione. Vengono alla nota di colore e si accingono a conquistarne altre 5. Ugolini Bianchi stanno dominando la coppia di casa che in accosto ha lasciato quanto desiderare e con questo realizzo da 5 punti troveremo alla bocciata Bianchi sul 25-14. E Mirko Bianchi ne fa altri, un altro filotto, un secondo consecutivo e punteggio fissato sul 33-14 per la coppia del Perla Verde Riccione. Prova di ricongiungimento Rabbosi, ma si va a giocare un pallino che sembrava portato di mano, con questo brutto errore Bosi consegna la seconda bocciata consecutiva a Spadoni sul 17-13. Spadoni ne approfitta, ecco, questo filotto allunga rispetto a Bosi che deve in qualche modo rimproverarsi questo errore abbastanza grave. Ora sul 25-13 il vantaggio della squadra ospite comincia ad essere sostanzioso in tutte e tre le partite. Il president, il Borin 1 president, ha una partenza inaspettatamente in grande difficoltà. L'occasione di ritornare a far punti Claudio Bartolini. Gioca queste due sponde in appoggio sulla rossa che doveva in qualche modo spostare la bianca. Prove di colore che Gianni Cacciatore va a conquistare con questa ultima bella giocata.
10 anni cacciatore. Terzo pallino guadagnato e arriva dopo l'otto di colore il 10 di il 12 di bocciata addirittura, e con questo emplane la coppia di casa passa avanti di un punto, 34 a 33. Claudio Bartolini, l'occasione è ghiotta per guadagnarsi di nuovo il pallino, e Bartolini con la super giocata consegna a Gianni Cacciatore l'opportunità di bocciare per la seconda volta consecutiva. Viene da un 12 e la prossima sarà effettuata sul 37 a 33. E Cacciatore va a segno anche stavolta. Due punti ci sono già, possibilità di farne altri? No, 39 a 33. Gianni Cattellani, occasione di guadagnarsi di nuovo il pallino, che con questa giocata diventa certezza, e anche 5 punti di accosto guadagnati per la bocciata sul 21 a 26. Romualdi, 2 punti di nuovo, 3 volte consecutive e 2 punti per Romualdi, rimane dietro 23 a 26 la coppia di casa. Rap Bosi, terzo 0 consecutivo. E questo è Gianni Cacciatore invece, che boccia per la terza volta consecutiva e, come vedete, ne ottiene altri 8. Siamo quindi sul 52-33, un ribaltone incredibile, perché la coppia ospite conduceva 33 a 14 e ora è ferma sul 33 da una vita. Simone Cardellini, chiamato ad un accosto a due sponde, arriva l'errore per Simone Cardellini, che si gioca la boccia di vantaggio e nelle ultime 3 tornate non hanno visto il pallino i giocatori della squadra ospite e si avviano ad avere un'altra situazione precaria. Con l'ultima Cardellini ci prova, ma attenzione, anche questa non va nel posto giusto, il bianco padrone del pallino anche in questa circostanza. Raffaele Romualdi, stavolta arriva il 10 e quindi c'è il sorpasso, 35 a 26 per Romualdi Cattellani nei confronti di Barducci Cardellini. Cristian Spadoni, attenzione, ha giocata per il colore, non arriva, anzi il bianco si guadagna l'ennesimo pallino. Terzo consecutivo per Rabbosi da bocciare sul 19 a 25. E Rabbosi va a segno. Dopo tanta sofferenza nelle prime 4, solo 2 punti, adesso il filotto per il sorpasso. Bosi 27, Spadoni 25, uno Spadoni che ha tenuto 3 volte il pallino, ha fatto buoni risultati di bocciata, ma adesso deve inseguire. Gianni Cacciatore di bocciata non sta sbagliando un colpo, sempre segno nelle precedenti 5, nella sesta ne fa 4, vanno a classifica, 58-33 il punteggio. Romualdi a segno. Dopo il 10 del tiro precedente, stavolta ne arrivano 6, 43-26 per Cattellani Romualdi. Barducci Cardellini sembrano scesi in un profondo letargo. Punti persi sono tanti, 16, Bosi la combina grossa, il tentativo di allargare non prende praticamente da nessuna parte e la propria boccetta corre troppo. Alla fine abbatte il filotto e sono 16 punti che vanno ai giocatori del Perla Verde, che ora conducono 45-27 per Spadoni. L'ultima di Carlo Golini, aveva ottenuto in precedenza 12 punti di rimessa, adesso ne ottiene 3 di colore e dopo un lungo digiuno con questi 3, la coppia ospite boccia sul 48,
a 63, ricorderemo lo score iniziale 33 a 14 per Ugolini Bianchi nei confronti di Cacciatori Bartolini, poi ribaltone completo 63 a 33 e adesso Bianchi ne fa altri di bocciata, attenzione, due punti subito, il pallino rientra e batte anche il filotto, è una partita che ritorna in discussione perché ora ne hanno 58 i giocatori per la Verde Riccione. La bocciata di Spadoni che allunga il passo con questo 8, ora Spadoni ne ha 58, Rolf Bosi 29. Attenzione perché ora Romualdi ne fa altri 8 di bocciata e la coppia di casa comincia a prendere un cospicuo vantaggio, con quest'ultimo realizzo ne ha 61, mentre Barducci e Cardellini sono fermi a 31. E dopo 8 punti magistrali serviva il 10 per chiudere e Cacciatore lo va ad ottenere, un splendido Cacciatore coadiuvato da un bravissimo Bartolini porta il preside in vantaggio 1-0. Con questi 10 punti realizzati vincono 81-58 Bartolini e Cacciatore nei confronti di Mirko Bianchi e Carlo Ugolini. La tre sponde di Simone Cardellini, l'obiettivo è di mandare la bianca sul castello, grandissima giocata di Simone Cardellini che ottiene 8 punti, 2 birilli abbattuti per tre sponde e adesso può fare anche il colore. La partita ritorna in gioco perché ora sul 39 a 61 può cercare il colore ed è quello che si accinge ad ottenere il giocatore del Perlaverde, quindi Barducci poggerà sul 47-61 il suo quinto pallino, ma Barducci per la prima volta al quinto attivo non fa birilli di bocciata e quindi rimane di 14 il ritardo. Rapposi, settimo pallino senza birilli. Bosi 32, Spadoni 58 e invece il sesto di Barducci rimette in sesto, scusate la battuta e anche la ripetizione, la partita che con questo 10 Barducci Cadrini sono ad un sol punto. Rabosi ne fa 10 di bocciata, ma quello che è successo nel biliardo di fianco è molto più importante. Questi punti sono 16 punti persi. Cardellini, tiro maldestro a tre sponde, ha girato la propria e consegna la partita agli avversari, perché oltre i 16 punti persi sul campo ci sono gli 8 di colore. Vincono 85-60 Romualdi Cattellani nei confronti di Barducci Cardellini e portano sul 2-0 il Borin 1 President nei confronti del Perlaverde Riccione. E Bosi ne fa 10. Al decimo tentativo arriva il 10 e ritorna o si avvicina al suo avversario Bosi che ora ne ha 63, Spadoni 72. L'ultima di Cristian Spadoni, l'obiettivo sono i tre punti che il giocatore del Perlaverde Riccione non riesce a conquistare, ma il pallino è suo e quindi boccerà sul 74-63 per l'ottava volta. Spadoni, attenzione, il pallino sembra virare verso il filotto, alla fine si ferma battendone solo un birillo, 76-63. Padoni, lunga corta, sbagliata, pallino guadagnato e bocciata sull'80-65 per la nona volta. Bocci giocatore del Perlaverde Riccione. Attenzione, Spadoni, c'è il rimpallo, altrimenti avrebbe ottenuto altri birilli,
con questi quattro ora conduce 84-65, ma c'è una variante al tema perché il gioco è tutto nella parte alta del biliardo e quindi apprestiamoci a seguire queste fasi decisive della partita. Posi va subito di calcio, la giocata vale 4 punti di rimessa e Posi in questa partita è l'unico ad aver fatto punti di rimessa a 12, aveva fatto un 8 in precedenza, ma ricapitoliamo, pesa come un macigno la bevuta precedente di 16 punti, poi anche l'ultima da 2, quindi 18 punti persi per Posi. Eccolo il tiro di Spadoni. Appoggio sulla bianca e poi sul pallino, ma anche per Spadoni non è una giocata di precisione. L'accosto per Posi non è difficoltoso, può anche cercare di farne tre. Rav Posi, eccolo qua, tentativo di Posi, che in effetti ne fa tre e quindi boccia per la 12ª volta con 12 punti di ritardo, 72-84. Niente da fare per il primo passaggio, ma attenzione, il pallino rientra anche troppo. Ne fa solo 2 Posi di bocciata, rimane sotto di 10, 74-84. L'ultima, Cristian Spadoni. Due sponde in appoggio sul pallino e il punto è del rosso e quindi boccia sull'86-74, decimo pallino guadagnato per Spadoni. Spadoni, 2 punti, poi passa in mezzo e arriva un altro birillo, totale 4 per Spadoni, nelle ultime due ha fatto 4 punti tutte le volte, ora ne ha 90 Spadoni, meno 10 dal traguardo. Cristian Spadoni ci prova con la tre sponde ad effetto. E sull'effetto deve correggere qualcosa perché in precedenza ne ha sbagliate 3 di seguito. Adesso questa è un'altra catamaldestra, ci riprova Spadoni, sempre 3 sponde e stavolta non va neanche in questa occasione e quindi non è la serata dell'effetto per Cristian Spadoni, e ora con l'ultima deve stare molto molto attento e in effetti Spadoni se la gioca in contenimento questa due sponde lunga corta, speranza di limitare i danni dopo questa giocata non è granché consolidata. Posi cercava il colore con la tre sponde d'effetto, prende di prima passata, alla fine rimane in corsa per il colore perché dopo queste due boccette rosse toccate rimane solo una che ostruisce il colore che si può togliere. Qui Posi può fare colore con una giocata, entra troppo e quindi deve accontentarsi brevemente dell'accosto. 13° pallino di Rav Posi non va, Posi rimane distanziato di 14 punti, 76-90. Con l'ultima Rav Posi si presenta un tiro a 4 sponde ad effetto, non va e consegna a Spadoni l'occasione di far partita. La giocata di Spadoni che va ad ottenere uno splendido colore che è ancora in discussione, ma in ogni caso i 5 sarebbero già un risultato sul campo realizzato. L'ultima di Spadoni, lunga corto in appoggio sulla bianca per fare il colore che arriva dopo questa bella giocata e quindi la bocciata di Spadoni sarà sul 98. Basta un birillo
e Spadoni, il Birillo. Lo sta per ottenere, ma sì, arriva un Birillo di Scapuzzo per finire una partita che già detto già più volte interminabile. Vince 100 a 76 Spadoni nei confronti di Rabbosi. E il primo tempo si chiude con il Borin 1 preso in vantaggio 2-1 col Perlavè di Riccione, che comunque rimane in corsa nel secondo tempo per i tre punti dopo questa affermazione di Spadoni. Una terrazza sul Porto Canale a Bellaria Igea Marina. Capitan Bagatti, ristorante e pizzeria. Un amico del biliardo, aperto fino a tarda ora. Capitan Bagatti, Viale Pinzon 10, Bellaria Igea Marina. Telefono 0541 34 00 34. Distributore Bay Fin, Forlì, Via del Partigiano 12. Gommista, Tagliandi, Elettrauto, Nuovo Autolavaggio. Responsabile Danilo Cortecchia, telefono 333 83 23 032. Polifemo Quadrati, dove hai messo il candelabro? Ho trovato la Mary qua al Bar Sport di Montaletto. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria, lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna. Telefono 0544 96 50 25. Prima che in campo, la nuova stagione passa da Sport Center. A Pieve Sestina, abbigliamento e calzature per lo sport e il tempo libero. E siamo al secondo tempo. Andrea De Antonis apre le danze e dovrà affrontare il campionissimo del Borin 1, Marco Merloni. De Antonis parte con un tiro da 10 punti. E questo è Marchini, Federico Marchini, che ne fa addirittura 12, dovrà affrontare Marco Biagini. E questo è Paolo Gamboni, che ne fa 8. L'avversario di Gamboni, Matteo Grilli, il per la Verde Regione, sotto 2-1 dopo il primo tempo, parte con il piede giusto. Ora il calcio di Biagini, arrivano i primi 4 punti per Marco Biagini, che conquista anche l'accosto. Debutto di bocciata per Marco Merloni, niente Birilli. Matteo Grilli, segno di bocciata, 8 punti per Matteo Grilli, poi anche Birillo laterale, quindi totale 10, Grilli 13, Gamboni 8. La due sponde, come vedete, si avvicina con la bianca al castello, adesso con l'ultima può tentare di fargli fare quell'altro piccolo spazio che manca per andare sul castello, eccolo qua. La rossa che va sulla bianca, due birilli battuti, sono 8 punti per De Antonis, che quindi ora si accinge alla bocciata sul 20-2. De Antonis, un altro bel tiro di bocciata, 8 punti stavolta, De Antonis 28, Merloni 2. Matteo Grilli guadagna il secondo primo esecutivo e, come vedete, è perfetto di bocciata, un altro riso da 8 punti e quindi conduce 23-8 nei confronti di Paolo Gamboni. Un altro tiro da 8 punti per Marchini, che ora ne ha 28, 4 per Biagini. E
il calcio di Marco Biagini, 4 punti per la seconda volta consecutiva, va alla realizzo di rimessa Biagini, che ora ne è 8 contro i 28 di Marchini. Il secondo pallino di Marco Merloni, filotto, Merloni 13, anzi 10 per Merloni, che quindi ne ha 15, De Antonis 28. E questo è il terzo pallino di Matteo Grilli, che è praticamente perfetto, 3 bocciate quasi identiche, un 8 e 2 10 per staccare inesorabilmente Paolo Gamboni, che era partito con la bocciata perfetta da 8 punti e ora si trova ad avere in classifica solo quelli, mentre Grilli ne ha 35. Attenzione, Marco Biagini si gioca una 5 sponde ad effetto e Biagini si conquista il suo primo pallino con questa bella giocata e lo troveremo quindi alla bocciata sul 10 a 28. Biagini che ora ne fa anche 12 e siamo sul 21, Biagini 28, Marchini. Andrea De Antonis, 10 anche nella circostanza, anzi 12, e De Antonio in 3 bocciate ha fatto ben 30 punti, stacca ora Merloni 41 a 15, 5 di colore per Paolo Gamboni e poi 10 di bocciata, 23 Gamboni, 35 Grilli. Marchini, filotto. E stavolta il pallino è un po' più alto del solito. Con questo realizzo Marchini si porta a 38, Biagini ne ha 23. Merloni va, corrente alternata. Aveva sbagliato la prima, 10 alla seconda, 0 alla terza. Chi non sbaglia è Matteo Grilli per la quarta volta consecutiva. A segno 3-10-1-8 in 4 tiri. Grilli ne ha ora 48, Gamboni 23. Marco Biagini, una giocata importantissima per guadagnarsi i 5 di colore e quindi la bocciata, la sua prossima, sarà sul 28 a 38. Biagini ne fa ora di bocciata. Attenzione perché arriva il 10 per il 38 pari. Paolo Gamboni, anche per lui una bella serie di bocciate. 3 bocciate, 2 filotti e un 10. Gamboni ora ne ha 38, 10 punti in meno del suo avversario. Marco Merloni alla bocciata, 2 punti per Merloni, che ora ne ha 21 contro i 43 di De Antonis. Marco Biagini, meno 16, 3 sponde per il realizzo, invece prende dopo un tocco maldestro e come vedete la bianca va sulla fila, la batte tutti i birilli e per Marchini è un allungo 54. Marchini, 38 Biagini, che dopo un recupero portentoso vanifica tutto con questa giocata. E questo quinto pallino è come gli altri, anzi, no, stavo per dire meglio perché doveva venire il 12, invece è rimasto un realizzo da 10, una sequenza da primato per Grilli, 5 bocciate, 48 punti, 1-8 e 4-10 e vantaggio rilevante nei confronti di Gamboni, 66 a 38. Merloni ottiene 2 punti per la seconda volta consecutiva, rimane indietro 25 a 43. Marchini, 2 punti di bocciata dopo i 3 di colore, conduce 59 a 38. E De Antonis, attenzione, ne fa altri 4.
54-25 per lui nei confronti di Merloni. E questo è il 10 di, anzi il 12 di Federico Marchini, che dà un pallino sbagliato o perlomeno regalato da Biagini, e ora conduce 73-38. Una brutta giocata di Paolo Gamboni, che consegna 12 punti al suo avversario, che allunga notevolmente, ora ne ha 78. Grilli 42, Gamboni. Marco Biagini ottiene 4 punti e fa anche l'accosto. Due sponde di Gamboni per un realizzo di 4 punti. Gamboni ora ne ha 46-78. Due punti per Merloni, 32-54. Arriva il rosso da solo per Matteo Grilli di calcio, e Grilli praticamente ha ormai la partita in pugno. Con questi 16 si è portato avanti 94-46 nei confronti di Paolo Gamboni. Gamboni che prova il sottocalcio, come vedete non va granché bene per Gamboni, che lascia 3 punti a Grilli, che boccia quindi il suo 6° pallino sul 97-46. E Grilli, attenzione, non riesce nella chiusura perché ne fa solo 2 e quindi si ferma sul 99-46. Rovina anche un po' la propria media, perché veniva da 5 bocciate straordinarie, questa non lo è stata, e rinvia la chiusura della partita. Biagini cerca di abbassare il pallino per farne 8 di colore. Bravo Biagini, che guadagna gli 8 di colore, il terzo pallino da bocciare sul 54-73. E Marco Biagini c'è, anche di bocciata. Straordinario di bocciata Biagini, 3 bocciate, 32 punti, adesso con questo ultimo realizzo arriva a 64, 9 punti da recuperare a Federico Marchini. Pesano tantissimo in questa partita i 16 punti persi in un tiro precedente dal giocatore del Porin 1 President. E a De Antonis? A segno di nuovo, altri 10, De Antonis, 5 bocciate tutte nella direzione giusta, ora conduce 70-32 nei confronti di Marco Merloni. Il quinto pallino di Paolo Gamboni, 12 punti per Paolo Gamboni, che si porta sul 61, Grilli ne ha 99, ha mancato il match ball sul 97 Grilli, e adesso mantiene un ampio margine. Attenzione, perché qui c'è stato un sussulto nella partita, ha fatto 16 punti di rimessa Paolo Gamboni in una tre sponde carambolata, e ora ne ha 77-99. Attenzione, il punto è bianco, quindi tocca ancora a Gamboni giocare, e una giocata che può sviluppare nuovi scenari per lui. Attenzione, perché Gamboni ci prova di calcio, l'appoggio sul pallino per fare il rosso, che arriva e con questi 16 punti si porta a 96. Due 16 consecutivi per Paolo Gamboni, che ora sul 93-99 comincia a pregustare un arrivo insperato fino a pochi istanti fa. Matteo Grilli si gioca la tre sponde, un pallino libero, attenzione, un'eventuale bevuta, ma adesso arriva il tiro della partita con questo carambola sulla propria boccetta, ne fa 16 Grilli, una partita spettacolare per entrambi. Grilli, straordinario di bocciata fino all'epilogo finale sul 97, ha fatto solo 2, ha rischiato di perdere una partita che sembrava completamente in sua mani. Alla fine vince 115-93
e porta il Borium Precedent in vantaggio 3-1 rispetto al per le Verde Riccione. Nel frattempo si riscalda la situazione, perché per quanto riguarda Merloni, un 16 straordinario lo rilancia in partita. Conduce ancora con un buon margine 3 De Antonis, 70-52, ma all'ultima di Merloni, con l'accosto già guadagnato, può portare il colore, ed eccolo qua, il colore di Merloni, che ora ne ha 60, e quindi in un battibaleno anche Merloni ritorna in gioco per la partita. Boccia ora sul 60-70 il giocatore del Borin 1 Precedent. Merloni, bocciata con rimpallo, 4 punti, ne ha ora 64 Merloni, 6 punti di ritardo, ma rispetto a quella che c'era in precedenza, una situazione che oserei dire rimessa in gioco con una miracolosa 16. Giocata importantissima nell'economia di questa partita, se la gioca a 4 sponde Marchini e sbaglia. E lascia a Biagini il quarto pallino da bocciare sul 66-78. Marchini, che aveva in accosto dominato fino a questo istante 7 pallini a 3 fino all'ultimo, con questo errore consegna a Biagini l'opportunità di riavvicinarsi, addirittura se facesse il 12 che gli è riuscito in precedenza saremmo sul 78 pari. Attenzione per Biagini, 2 punti sono già, il rientro mancato, deve accontentarsi di questo realizzo Biagini, che comunque è in partita di nuovo 68-78. De Antonis si è perso la posizione di vantaggio, per Merloni un pallino da conquistare, eccolo qua il pallino di Merloni, l'ottavo, e bocciata sul 66-70. Attenzione, perché adesso Merloni ne fa 6 e ha possibilità del 12. Eh sì, Merloni arriva il 12 e adesso il presidente si trova in una situazione molto più sollevata rispetto a prima, quando ha visto la rincorsa del Perlaverde Riccione, che sembrava ormai approssimarsi alla conquista della vittoria. Adesso torna in vantaggio Merloni, e quindi sul 3-1 per il precedente ci sono tutti i presupposti per andarsi a guadagnare i 3 punti importantissimi della classifica generale. Per De Antonis non sono più ammessi errori. Quest'ultima giocata. Porta a casa il pallino, era da un po' che non lo vedeva. De Antonis. Ora sul 73-78 è chiamato di nuovo alla bocciata. Per la sesta volta De Antonis, che è sempre andato a segno nel precedente 5, sempre condotto con un buon margine, adesso deve recuperare 5 punti rispetto ad un Merloni che ha avuto una crescita diciamo impressionante, e come vedete questo diciamo fattore ha cambiato le sorti della partita. De Antonis sbaglia per la prima volta la bocciata e quindi vanifica la possibilità di ripassare avanti. Marco Biagini ci prova, 2 sponde sul pallino, grande giocata di Marco Biagini che ne fa 4 di rimessa, ha fatto ben 5 volte 4 punti, 5 volte un birillo, giocatore del Borin 1 Precedent, che con questo ultimo realizzo si è portato a 9 punti di ritardo, 72-81. E De Antonis ne fa 4, passa di nuovo avanti, era ritornato sotto, ora conduce 80-78, anche se poi negli ultimi tiri di bocciata non è stato granché realizzativo. Andrea De Antonis.
per Biagini, un'altra due sponde per il tipo di realizzare, non va a segno Biagini, che comunque boccia sul 74-81 il suo quinto pallino. La quinta bocciata di Marco Biagini, non è fortunato Biagini perché passa in mezzo e poi torna indietro battendo solo il brillo laterale. Con questi quattro Biagini è a 78, tre punti di ritardo nei confronti di Federico Marchini. L'ultima di Merluni può essere decisiva dell'intero incontro e Merluni si guadagna un pallino con quest'ultimo tocco e quindi boccia con certezza sul 80 pari il suo nono pallino. Merluni, brutta giocata di bocciata, due punti persi dopo questo rimpallo e sono gli unici due punti persi in questa partita, sono di Marco Merluni, sono quelli che stanno facendo in questo momento la differenza perché i due sono vicinissimi, 82 De Antonis, 80 Merluni. Biagini la trasponde, attenzione, gran colpo di Marco Biagini che comunque non è fortunato nei tiri di rimessa, ha fatto la bellezza di 6 volte 4 punti, questi 4 comunque sono quelli che gli danno la possibilità di guidare la partita, 82-81. De Antonis ne fa 10 e quindi ora ne ha 95 contro gli 80 di Merluni. Marco Merluni si gioca una due sponde per i tre punti e ne fa però due comunque, decimo pallino guadagnato. Merluni, arrivano per lui due birilli, poi un terzo, sono 6 punti totale, Merluni ne ha 88, è in tiro di partita. De Antonis comunque ne ha 95. Marco Biagini si accinge a una giocata a 3 sponde per la conquista di un pallino difficilissimo. Sesto pallino guadagnato dopo questa giocata straordinaria. Il sesto pallino di Marco Biagini è il primo senza birilli e quindi Biagini rimane indietro di un punto, 84-85. Cerca la partita Merluni di sottocalcio, non riesce nell'intento e adesso comunque ha preso il punto, tocca a De Antonis la prossima giocata. De Antonis che conduce 95-88. Gioca sul pallino per portare la parte bassa, lascia a Merluni la possibilità di giocarsi l'ultima, ma deve far 12 Merluni. Cerca il 16 Biagini sul pallino, attenzione, la giocata non era malvagia, ma non ci sono birilli. A Merluni servono 12 punti. Non arrivano i 12 punti e adesso è partita perché De Antonis ne fa 5 di colore e vince 100-88 nei confronti di Marco Merluni. Borin 1, President 3 per la via Dricione 2. Decimo pallino di Marchini vale 2 punti. Ha avuto un calo Marchini, negli ultimi 4 ha fatto 6 punti, 3 volte 2, 1-0. E questo ne risente molto nella classifica perché ha tenuto 4 pallini in più rispetto a Marco Biagini, giocatore per la Mercigione, ma con queste ultime bocciate sbagliate il suo margine è di soli 5 punti nei confronti di Biagini. Anche l'ultima di Biagini è in accosto, una due sponde con intenzione di appoggiarsi sul pallino. Stavolta va sicuramente meglio. Marchini comunque ha la possibilità, toccando quella bianca, di portare il pallino vicino alla sponda bassa, laddove il rosso dovrebbe guadagnarsi l'accosto. Ed ecco il tentativo di Marchini,
sue sponde per portare il pallino alla parte bassa ed è il Rosso che si guadagna per la seconda volta consecutiva la bocciata. Questa è una bocciata sicuramente molto più pesante della precedente, perché ne verrà servita sul 91-84. Undicesimo pallino guadagnato da Federico Marchini, e ricordiamo che Virginia invece ne ha avuti solo 6. Per Marchini arriva il 10 finale e quindi vince Marchini 101-84 nei confronti di Marco Biagini, e le due squadre chiudono sul 3 pari la sfida, che in qualche modo lascia le cose come in precedenza per tutte e due. La corsa al terzo posto è sicuramente più favorevole al precedente, il Perla Verde dopo questo pareggio rimane distanziato di 4 punti come era in precedenza. Luciano Naldi, presidente provinciale Forlì-Cesena, che ci fa un breve commento della partita che abbiamo appena visto tra il Borin 1 Presi del Ronco e il Perla Verde Riccione, che ricordiamo è finito con un pareggio. Sì, è stata una bellissima gara, abbiamo assistito a degli incontri molto entusiasmanti, ce n'è stato uno in particolare di Antonis e Merloni, è stata una partita spettacolo, hanno giocato 2 o 3 mani a punto a livelli incredibili e poi è andata in un tiro alla fine. Comunque il President Borin questa sera ha perso un'occasione secondo me per portare a casa i 3 punti. Il miglior tiro lo assegniamo a Matteo Grilli, perché ha fatto 4 bocciate, una più bella dell'altro, e direi che questo è stato un tiro esemplare della serata. Il tironzolo è offerto da L'Onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. Il tironzolo lo assegniamo invece a Marco Biagini, perché con quei 16 punti persi ha un po' vanificato la possibilità di portare la propria squadra alla vittoria, perché è stata poi la partita che ha consegnato il 3 pari al Perla Verde Riccione. I risultati e la classifica sono offerti da Carrozzeria Sorelle Casadio, si trova in via Trieste 208 a Ravenna, telefono 0544 59 16 51. Dal 1966 siamo riparatori auto, moto e furgoni e ci troviamo nella nuova sede di via Trieste 208. Carrozzeria Sorelle Casadio, la tua carrozzeria di fiducia. Risultati della 22esima giornata. Casinò Porto Rose, Taverna Verde Forlì, Cade il Vento Bagnacavallo 3-3. Andrea Costacarpi, Sireco di Fiume 4-2. Pronto Poster 7 Crociari, Bussecchio 2 Forlì 4-2. Leondoro Molinella, Texmaster Novellara 4-2. Circolo Sport Ravenna, RG Impianti 7 Crociari 4-2. Assirelli Cotignola, NG Bigliardi Castiglione 4-2, Bussecchio 1 Forlì, Borin 2 Presi del Ronco 6-0, Borin 1 Presi del Ronco, Perla Verde Riccione 3-3, Manuel Caffè Bocciofila, Bibizò Caffè Villanova 4-2. Questa è la classifica dopo la 22esima giornata. Bussecchio 1 Forlì 56, Manuel Caffè Bocciofila 44, Casinò Porto Rose Taverna Verde Forlì 38, Leondoro Molinella 37, Borin 1 Presi del Ronco 37, Andrea Costa Carpi 35, Perla Verde Riccione 33, Circolo Sport Ravenna 31, RG Impianti 7 Crociari 30, Texmaster Novellara 29, Pronto Poster 7 Crociari 27, Bibizò Caffè Villanova 26, Assirelli Cotignola 24, Cade il Vento Bagnacavallo, Sireco di Fiume 23, NG Bigliardi Castiglione 20, Borin 2 Presi del Ronco 13, Bussecchio 2 Forlì 12.
Questi gli incontri della 23esima giornata in programma il 9 febbraio. Tex Master Novellara, Manuel Caffè Bocciofila, Perla Verde Riccione, Bussecchio 1 Forlì, RG Impianti 7 Crociari, Andrea Costa Carpi, Borin 2 Presi del Ronco, Pronto Poster 7 Crociari, Bussecchio 2 Forlì, Leondoro Molinella, Sireco di Fiume, Assirelli Cotignola, NG Bigliardi Castiglione, Circolo Sport Ravenna, Cade il Vento Bagnacavallo, Borin 1 Presi del Ronco, Bibisdò Caffè Villanova, Casinò Porto Rose, Taverna Verde Forlì. E concludiamo così questa puntata qui dal President Park Ronco di Forlì. Vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Un cordiale saluto da Stefania Ceccarelli. E io mi permetto di aggiungere da parte mia un calorosissimo saluto al mio carissimo zio Bibi, che sta attraversando un periodo difficile. Questo programma è offerto da NG Biliardi. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia. Che noi al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online.